grazie al Piede d'Oro. Com'è andata? Com'è andata stasera? Bellissimo, bellissimo. Allora noi avremo la riunione settimana prossima per decidere la nostra gara e parlerò di questa serata. Ci ha trasmesso molto entusiasmo, non vediamo l'ora di iniziare, non vediamo l'ora di fare la nostra gara, non vediamo l'ora di avere una bella giornata di sole, sta portando sfiga e niente. Dai. Grazie per essere... Grazie di cuore perché avete inserito la nostra gara nel calendario, noi ci metteremo... Sì, allora, noi non volevamo inserirla perché... Però no, ho pagato abbastanza. No, perché siccome il vincitore del Top IDO è Luca Ponti, allora gli abbiamo chiesto lui, gli abbiamo detto voi meritate di entrare a far parte del Top IDO perché siete molto bravi a organizzare, però... Lasciamo a te o a voi la possibilità di dire no, voglio farlo. Lui fa no, visto, è più importante dare importanza alla gara. Sì, Luca, al di là che è un grande atleta perché ha dimostrato anche l'anno scorso, cioè, è molto attaccato al nostro gruppo. Certo, certo, vittoria, certo. Per cui io non sapevo di questa cosa. Te lo dico. Come lo dici, dunque. Lo ringrazio. Si dimostra ancora di più quello che noi sappiamo. Quindi niente. Aspetta che te lo passo. Ok. Luca, mi hanno detto che questo è per te, poi ti manderò le foto. Ti cercavano tutti, soprattutto le donne, cosa devo dire? È andata così, sono andato io, assolverò i tuoi compiti. Esatto, dai Stefano che ci sono tre donne che ti attendono. Io vado, ciao! Bene, bene, è stata positiva. Futuro... Interessante, interessante, le novità del Fedoro sono piaciute, bella la mezza, bello il chip a metà, ma dobbiamo migliorare, nel senso quel luminoso lì non va mica bene, sicuramente lo troviamo in gara e non va mica bene. Cioè, tu vorresti una luminosa? Una luminosa. In gonnellina che ti dice ale ale, sì. E nel caso in cui sei in difficoltà... Una mano. Il problema è che il pubblico, Bene, bene. No. Contento? Sì, no. Positivo, dai. Hai visto? Si sta lavorando bene. Abbiamo sempre la fortuna che i nostri sponsor ci danno sale. Sono da ringraziare perché comunque anche il prezzo della gara stessa è sempre competitivo, è importante. Comunque non dimentichiamo la luminosa. Sì, presidente non c'è, lo sappiamo già. Mesini. Sì? Dov'è che? Dov'è il vostro socio? È rimasto a casa. L'età, d'altronde. Quando si inizia ad avere una certa età è così. Pensate un po' che questi due baldi giovani, oltre ad essere degli ottimi organizzatori... Chi? Voi due, sto parlando di voi due. Sono puntuali come due svizzeri, sono arrivati... Un'oretta prima, incredibile, bravi. No, innanzitutto bravi perché... Bravi, no. La puntualità è la prima cosa. A che ora ci dobbiamo trovare? Potete fare un riassunto delle novità? Sì, c'è una gara notturna. Una gara notturna. Non ti faccio gesto. Quest'anno, casualmente, la nostra gara figura tra nel le top 10. Le top... Grazie per il regalo, Top run. Prego. Grazie per il regalo che mi eri bello. Ma che scaduto, si scioglie. Vabbè, è stato un riconoscimento per voi che organizzate. Non ce l'avete dato. Pettorale? Numero 2? Pettorale, sì. Per il prossimo anno ci penseremo. Comunque. La cosa più importante della... Cosa vi è piaciuto di più della... Della serata? Un brindisi al Piede d'Oro. Un brindisi al Piede d'Oro. Al Piede d'Oro. E grazie a voi. Allora oggi ho ritirato il pettorale della mia campionessa. Bello! Che, insomma, stasera per l'orario è rimasta a casa. Certo. Perché è piccola. Sarà contenta quando lo vede. E ormai queste sono le mie soddisfazioni. Faccio il portaborsa ai campioni, partecipo alle corse. Alle corse, sei sponsor del Piede d'Oro. Piccolo sponsor del Piede. Sei sponsor del Piede d'Oro. Com'è andata la presentazione? Bella. Bella. Novità per i piccoli?
sì, visto che hai i piccoli. Sì, sì, per la mia piccolina mi sembra più centrata per i piccoli, no? Molto. Speriamo che ci siano parecchi bambini. Speriamo, no? Nel senso che l'abbiamo fatto per invogliare i genitori a dire: vabbè, non è tanto, allora lo faccio. Va bene, bene. Okay. Allora, mi vedrai portare i campioni perché io mi devo accontentare delle mie possibilità. Grazie. Okay.